Iniziamo a portare l'attenzione sul respiro, inspiriamo profondamente. Espiriamo completamente dalla bocca aperta. Ancora inspiriamo. Espiriamo. Ancora inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Andiamo a portare le mani in preghiera di fronte al petto e mettiamo questa intenzione di connettere con la luna piena, di connettere con l'elemento acqua e di andare a portare sollievo energetico all'interno di noi. Di andare ad ascoltare e a sentire le nostre emozioni per quelle che sono. Ad accettare le nostre emozioni come uno strumento che ci guida a conoscere noi stessi. Ed andiamo a mettere l'intenzione di guarire il nostro cuore fisico ed energetico da tutti i dolori, da tutte le sofferenze, da tutte le perdite che la vita ci ha dato. La perdita, i dolori sono parte della vita, dell'esperienza umana. E questa sera chiediamo a questa luna così speciale, a noi stessi, al nostro maestro interiore, alle nostre guide, di aiutarci ad accettare tutto ciò che è stato, a guarire tutto ciò che è e ad andare oltre con fiducia, con saggezza, continuando ad essere aperti e vulnerabili, che sono due grandi segni di forza e di allineamento alla nostra verità. Inspiriamo profondamente nel cuore, tratteniamo questa ispirazione, ancora con l'intenzione di andare a guarire il nostro cuore. Ci prepariamo per il tune-in. Cantiamo 3 volte il mantra Om Namo Gurudev Namo. Inspiriamo profondamente. Chiedendo la benedizione della luna, espiriamo. Voglio fare con voi qualche esercizio per la colonna vertebrale che ci aiuta un po' ad entrare in connessione con il nostro corpo fisico e ad attivarlo e a rilasciare anche le tensioni. Facciamo un tipo di respirazione particolare che ci aiuterà a rilassare il sistema nervoso, ok? Quindi faremo questa respirazione abbinata al movimento. Inspiriamo 4 secondi, espiriamo 6 secondi. Inspiriamo 4 secondi, espiriamo 6 secondi. Questo ci aiuterà a rilasciare e a rilassare e a portare appunto nuovo rilassamento a tutto il sistema nervoso. Questo è un po' il punto focale perché le ferite, i dolori della vita, la troppa emotività
ci causa una tensione in tutto il sistema nervoso, quindi per andare a guarire dobbiamo rilassare, quello che faremo questa sera insieme. Ok? Quindi andiamo su nella posizione a quattro zampe. Quindi le ginocchia rimangono sotto, le mani sono ben appoggiate a terra, ok? Quindi inspiriamo 4 secondi, arcuiamo la schiena, espiriamo 6 secondi, andiamo dietro. Inspiriamo 4, veniamo su. Espiriamo 6, andiamo dietro. Inspira 4, vieni su. Espira 6. Inspira 4. Espira 6. Chiudi gli occhi, entra all'interno di te. Cercando di rendere fluido il movimento. Ascolta la tua energia interiore, ascolta il tuo respiro. Rimani presente con il movimento e con il respiro. Rilassando e rilasciando ogni tensione a livello fisico, emotivo, mentale, a livello del sistema nervoso, con ogni espirazione, portando dolcezza con ogni ispirazione. E adesso aggiungiamo un movimento. Quando inspiriamo 4, veniamo su, espirando andiamo nel cane che si distende per 6 volte, espirando. Inspiriamo 4, torniamo giù, espirando andiamo a distenderci giù un'altra volta. Quindi inspiriamo 4 su, espiriamo 6, cane che si distende. Inspiriamo 4, torniamo a 4 zampe. Espiriamo 6, ci distendiamo. Chiudiamo gli occhi, entriamo nel nostro flusso interiore energetico, sentendo il nostro corpo, sentendo il nostro respiro. Qualche pensiero arriva, spostiamo l'attenzione sul respiro, sul movimento.
Entriamo nella fluidità dell'acqua che c'è all'interno di noi. Chiedendo al nostro corpo, alla nostra saggezza interiore, alla luna, andare a rimuovere con dolcezza ogni energia stagnante, di portare equilibrio nel nostro corpo, di andare a rilassare profondamente tutto il nostro sistema. Sempre più fluido, sempre più connesso. Lasciatevi trasportare dall'energia interiore. E rimanete su nel cane che si distende, aprendo bene le dita delle mani, portando il coccige verso terra, verso l'alto, piegando leggermente le ginocchia, andando a distendere prima la schiena e poi, se volete, potete gentilmente allungare anche i talloni verso terra. Concentratevi nel vostro addome, sentite, percepite se ci sono eventuali tensioni, andate a scioglierle con l'espirazione. Se volete potete espirare a bocca aperta. L'ultimo respiro profondo. Poi piano piano portiamo le ginocchia a terra. Ci allunghiamo nuovamente sui talloni. Portiamo le braccia di fronte a noi. Andiamo a portare la fronte sul pavimento. Rilassatevi completamente in questa posizione. Se volete, potete continuare la respirazione inspirando 4, allungate bene il corpo. Piano piano portiamo le mani vicino alle ginocchia, facciamo un altro respiro in questa posizione. E poi una vertebra alla volta veniamo su, con la testa che viene su per ultima. Ci sediamo nuovamente nella posizione
A gambe incrociate con la colonna vertebrale allineata, chiudiamo gli occhi e osserviamo ciò che accade all'interno di noi. Com'è la nostra energia in questo momento? Dov'è il respiro in questo momento? Com'è il respiro in questo momento? Per un attimo portiamo l'attenzione al centro del cuore e sentiamo come sta il nostro cuore in questo momento. Osserviamo e portiamo il respiro al centro del cuore. È un cuore aperto, un cuore brillante, un cuore speranzoso. Oppure sentiamo i pesi di ciò che non abbiamo processato. Respiriamo, osserviamo. Chiedendo a questa luna, alla luce della luna, di andare a rischiarare il nostro cuore. Prendiamo in mano il nostro bicchiere d'acqua, lo portiamo vicino al cuore. Mettiamo una mano sotto e una mano attorno al bicchiere. Respiriamo. Se sentiamo che il nostro cuore può essere purificato ulteriormente, ha bisogno di guarigione, ha bisogno di sostegno, chiediamo alla luna e all'acqua di guarire il nostro cuore, immaginando la luce della luna che entra nell'acqua. Contenendo un'informazione di guarigione, di apertura, di speranza. E una volta che sentiamo di aver passato questa informazione alla nostra acqua, sia con la nostra intenzione, sia con la benedizione della luna, chiediamo all'acqua di guarire, purificare, aprire il nostro cuore da tutto ciò che è stato, da tutto ciò che è, da tutto ciò che sarà, tornando centrati, aperti e speranzosi. E beviamo la nostra acqua. Informazione è nel nostro sistema in questo momento. Ora andiamo a lavorare energeticamente il nostro sistema per andare ad aprirci alla nostra nuova informazione. Facciamo una breve meditazione per le emozioni, dato che di solito la luna piena
ha un grande effetto sulle nostre emozioni. Facciamo questa meditazione per calmarci e per entrare in connessione con le nostre emozioni. Portiamo la mano destra in questo modo e la mettiamo sotto l'ascella sinistra. Ok? E chiudiamo giù. Il pollice rimane esterno. Facciamo la stessa cosa con la mano sinistra. La mettiamo all'interno, sotto l'ascella, e ci abbracciamo, un po' come se ci abbracciassimo in questo momento. Allineiamo bene la colonna vertebrale e poi tiriamo su le spalle verso le orecchie, allineando bene la colonna vertebrale, eliminando le tensioni dal collo, portando il petto aperto verso l'alto e il mento leggermente verso il petto. Questa posizione chiudiamo gli occhi e iniziamo a respirare lentamente e profondamente. Sentiamo il respiro soprattutto a livello della gabbia toracica che si espande, portando nuova energia al nostro cuore. Poi molto dolcemente lasciamo andare. Continuando a mantenere le spalle verso le orecchie. Rimanendo in ascolto di tutte le sensazioni che il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico ci trasmette in questo momento. Qualche pensiero arriva di nuovo, spostate l'attenzione sul respiro, sentendo il cuore che si espande con ogni ispirazione la calma e la solidità di questa posizione, sentitevi completamente sostenuti da voi stessi, dal respiro, dalla vita. Thank you.
Inspiriamo profondamente, portiamo le spalle verso l'alto. Tratteniamo per un attimo, spingiamo su verso l'alto, apriamo bene il cuore. Poi espirando, rilassiamo. E per un attimo andiamo in posizione di rilassamento. Ci allunghiamo giù. Possiamo rimanere con le mani aperte, palmi orientati verso l'alto, oppure portare le mani, una sul cuore, una sull'addome, sentite e fate ciò di cui avete bisogno in questo momento. Integriamo questa nuova energia nel nostro corpo. Respirando a fondo. Rilassando e respirando. Lasciamoci andare al momento presente, dove tutto è perfetto, dove non ci manca nulla e possiamo finalmente rilassarci. Portiamo le gambe su, ci dondoliamo un po' a sinistra e a destra. Molto dolcemente, rispettando il nostro corpo, i nostri tempi, veniamo su,
Possiamo girarci sul lato, possiamo rotolare. Torniamo con la colonna vertebrale allineata e facciamo questa meditazione per guarire il nostro cuore. È molto semplice questa meditazione, ci aiuta a guarire un cuore infranto, ok? Quindi anche se non sono cose successe oggi o in questa settimana, appunto come vi dicevo all'inizio, se non abbiamo portato energia e processato dei dolori, magari il nostro cuore ancora ha bisogno di questa energia, no? Quindi cerchiamo di portare questa nuova energia e di andare a guarire le ferite come se fosse un balsamo guaritore, il nostro respiro. Utilizziamo il respiro, la visualizzazione come un balsamo guaritore per tutte le nostre ferite. Portiamo le mani in preghiera in questo modo, ok? Palmi uniti delicatamente, dolcemente. Le braccia rimangono così, parallele al pavimento, i gomiti ben alzati verso l'alto. Allineiamo bene la colonna vertebrale e portiamo il mudra di fronte al viso. Quindi portiamo il collo verso il petto e poi il mudra di fronte al viso. I pollici possono rimanere appoggiati sul mento o sotto al mento. L'importante è che la punta più alta del nostro dito, quindi del dito medio, sia in corrispondenza del terzo occhio. Ok? Quindi rimaniamo in questa posizione con i gomiti ben alzati, allineiamo bene la colonna vertebrale e iniziamo a respirare lentamente e profondamente nel cuore. E fidiamoci e affidiamoci a questo processo. Respiriamo semplicemente nel cuore, andando ad ascoltare tutte le sensazioni del nostro cuore, senza aver paura di ciò che potrebbe venire fuori, ma anzi con spirito di curiosità, come se fossimo il tutore di noi stessi, che andiamo a indagare cosa succede con curiosità e se necessario ad utilizzare questo balsamo guaritore sotto forma di respiro, sotto forma di preghiera, per andare ad aprire, a rammendare il nostro cuore. Thank you.
Respiriamo profondamente. Inspiriamo nel cuore. Allunghiamo la colonna vertebrale verso l'alto. Tratteniamo questo respiro, sentendo, immaginando il cuore riempirsi di luce. Espiriamo. Ancora una volta, inspiriamo molto profondamente, andando ad aprire il centro del cuore, a portare il petto verso l'alto e immaginare questa luce riempire il nostro cuore, sanando ogni ferita di ciò che è stato, decidendo di guarire, di riniziare da qui. Espiriamo l'ultima volta, inspiriamo profondamente. Ci concediamo queste nuove opportunità di guarire il nostro cuore, di guardare la vita con un nuovo sguardo, di aprirci all'orizzonte, di tornare a essere vulnerabili, di tornare a sentire, di tornare ad essere. Ed espirando molto molto delicatamente abbassiamo i gomiti, portiamo le mani sul cuore. Ascoltiamo il nostro cuore. Qualunque cosa che sentiamo di voler dire al nostro cuore, possiamo dire in questo momento. Frase, una parola che ci ricordi di questa scelta, ci ricordi dell'opportunità di sanare il nostro cuore con ogni respiro, di tornare a sentirlo, di dargli l'importanza che si merita, perché senza di esso potremo mai sentirci completi. Quindi con tanta speranza, con tanto amore per nostro cuore e per noi stessi, cantiamo la benedizione finale: May the Longtime Sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, dedicandola al nostro cuore e al nostro destino che scegliamo ogni giorno. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within guide your way.
apriamo, sentendo la nostra energia, sentendo la luce, sentendo la benedizione della luna, chiedendo alle nostre guide di rimanere qui presenti, accompagnandoci e facendoci sentire la via, aprendo il nostro cuore, la nostra visione. Guidandoci lungo il nostro cammino di luce. E portiamo le mani in preghiera di fronte al petto, chiudiamo con un lungo Satnam. Ci inchiniamo.